Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Automation Empire, un gioco che tempo fa Ivan mi ha regalato e per cui lo ringrazio. È un gioco che riprende un pochino quello che abbiamo già visto magari in Factorio o Satisfactory o giochi di questo tipo, dove c'è una produzione, un trasporto, una sorta di vendita, dove c'è la ricerca da poter effettuare. Ma la cosa interessante e particolare è il fatto che ogni pianeta ha un'ambientazione, cioè ogni mappa ha un pianeta e soprattutto un obiettivo finale. In questo caso iniziamo magari da, non so, le colline rocciose, possiamo iniziare a provare, e dobbiamo ottenere 30.000 kg di materiale esportato nell'arco di 3 mesi, una cosa veramente lunghissima. Lo andiamo a iniziare. Inizio dal livello 2 semplicemente perché l'ambientazione dell'1 non mi piace tanto. Chiamerò la colonia Indy sperando che non sia già preso. Modalità avviamento ci insegna come giocare, infatti colonia Indy già esiste come avevo previsto. Sì, perché il giochino l'ho già giocato un pochino e il giochino l'ho giocato un pochino, vabbè. Allora, lo proviamo. Allora, vedete che all'inizio abbiamo... ce lo giochiamo tranquillamente adesso, eh. Abbiamo, allora, in basso a sinistra i soldi che possediamo, i punti di ricerca, l'anno e insomma la popolazione di droni. Probabilmente vi starete chiedendo: ma il gioco è in italiano? No, il gioco è in inglese. Ho scaricato una traduzione e vi avviso, la traduzione si trova su un sito, se scrivete Automation Empire traduzione finite su un sito dove italiano, dove danno delle traduzioni. Il problema è che è una traduzione a pagamento, nel senso che dovete fare una donazione di 3 euro a questo sito. Io l'ho fatta e ho ottenuto il codice. Non è assolutamente una cosa giusta poi dare la traduzione anche in rispetto a questi traduttori. Quindi insomma, se vi interessa questa e un sacco d'altre traduzioni, vi dico ve lo scriverò poi. Non lo scrivo qua sotto nei commenti perché non sono d'accordo con loro per fare pubblicità né nulla, nel senso che io ho pagato e vi dico c'è questa possibilità, insomma, ma il gioco io l'ho giocato in passato solo con la lingua inglese. Allora, quello che si può fare sono varie cose. Si possono fare questi, che sono l'acquisto di nuovi droni, ci costano 4.000 l'uno, quindi noi cliccando possiamo aggiungerne fino a 4, mi pare. Ne abbiamo 3, adesso ne aggiungo anche un quarto. Possiamo fare la baia dei droni, che dovremmo avere già, infatti eccola qui, ci consente di controllarne 4, quindi qualora ne mettessimo un'altra ne controlleremo 8. La centrale elettrica, che ha un tot di capacità di produzione di energia, quindi di consumo, e abbiamo queste trivelle che vanno e trivellano il terreno e ottengono questo materiale che viene portato qua. Questa è una. Poi in realtà ci sarebbero mille altri modi di generare, diciamo, merci. In questo caso è il più semplice. Io posso andare qua dove ci sono i rulli e fare una stazione di scarico e andare ad allungare questa già esistente in modo che generi più casse, perché questa scava il carbone, lo estrae, diciamo, e questo lo trasforma in merce finita che poi il camion arriva e prende e porta via. Ovviamente dovremo produrre 30.000 kg in 3 mesi, quindi avremo necessità di trasportarne tante, quindi andando sulla strada potremo andare a creare un secondo parcheggio. In questo caso ci costa 10.000 e tra ogni cassa che andiamo a vendere otteniamo dei soldi, quindi ce lo giochiamo molto molto tranquillamente. In questo caso, vabbè, arriverà anche un altro camion, ma avremo bisogno di altri droni. E niente, possiamo fare anche la baia di ricerca. La baia di ricerca brucia del materiale per l'ottenimento di punti ricerca che possono essere usati poi per potenziare la produzione. In questo caso abbiamo dei tubi di trasferimento, qua abbiamo l'energia, possiamo fare un'altra centrale elettrica, i tralicci perché vanno connesse le varie stazioni con l'impianto elettrico. Questo invece è la piattaforma mineraria, vedete, adesso ne faccio una, mi costa 15.000, ce l'ho subito, non ci sono tempi d'attesa, e questo è il fabbricatore di casse. In questo caso io però posso fare una cosa di questo tipo, posso prendere un tubo di trasferimento, non so dirvi la differenza tra i due,
uno costa 3.000, uno costa 1.000, non lo so, però insomma io posso fare una cosa di questo tipo, sempre che sia connesso giusto, mettere un contenitore in modo che venga accumulato, vedete che si va a riempire, in modo che posso poi crearmi più percorsi in uscita per diciamo produrre di più. Adesso sto andando a riempire qui, se ne potrò mettere anche un altro, non so, ad esempio posso farlo così, vediamo così, no, non me lo piazza, allora devo eliminarlo, facciamo una prova, mettiamo questo così, ok, e qua ce ne metto uno più piccolo che non mi fa mettere perché non va bene, boh. Allora, adesso facciamo un po' di esperimenti, insomma, per ottimizzare un pochino. Perché poi potremmo usare anche gli edifici, potremmo creare gli edifici con i vari rulli, carrelli, potremmo fare anche il treno, quindi avremo diverse possibilità, anche settare l'altezza dei binari, insomma, di cose da fare ce ne sono. Piattaforma fattoria, non so ancora cosa servono, perché qua si tratta di questo materiale qui. Poi, se andiamo a esplorare la mappa, potete vedere che ci sono molti altri giacimenti anche qua sotto. Quindi dovremo magari espandere la strada e farla passare anche da qui e farne prendere altri. Ora io volevo fare una prova. Magari qua intanto si dovrebbe riempire pian piano. Facciamo così. Allora, io vado, adesso non mi ricordo mai. Prendo questo, lo posiziono qui. Ne piazzo uno più piccolo, posso? Non me lo fa mettere un altro, perché? Questo piccolo? Mi costa 30.000, 10.000. Ah, ok, non me lo faceva fare neanche prima perché costava troppo. Ah, ok. Allora, facciamolo così. Facciamo, no, questo piccolino. Lo connettiamo qua, dovrebbe essere connesso giusto. Vedete che adesso va a riempirsi. E quello che io voglio fare è andare a non so, fare magari il centro di ricerca, se già posso farlo, in modo da portarmi un pochino avanti, farvi vedere anche quel pannellino lì. 10.000 lo piazzo qui. Allora, no, lo piazzo qui, anzi, no, non lo piazzo lì perché rischio di coprire tutto. Facciamo così, la ricerca la facciamo dopo. Adesso voglio mettere altre produzioni, quindi in questo caso vado a piazzare questo qui, che dovrebbe... Ah, 15.000, dobbiamo aspettare un attimo che si vada a vendere dell'altro. Vedete che lì già sono due camion che trasportano, ma non è inutile perché al momento non abbiamo una produzione tale né una disponibilità di droni tale da poter guadagnare. Da consegnare, scusate, sui due camion. Adesso abbiamo guadagnato. Vedete che adesso iniziamo a produrre di nuovo. Allora, piattaforma di scarico. Io la creo, non me la posso neanche permettere. Aspettiamo che vendano tutto, almeno ne facciamo due. In questo caso inizieremo a lavorare. Infatti, vedete che qua produce. Un po' ne manda qui, un po' ne manda qui. Quindi dovremo fare una terza trivella qui e vabbè. E quello lo faremo dopo. Adesso abbiamo necessità di guadagnare un po' di soldi, quindi adesso aspettiamo e vediamo di ampliare questa banchina. Appena guadagniamo soldi, ci costano 2.500 l'uno. Ovviamente ci costa anche l'energia elettrica che produciamo, non è gratuito, cioè è un gestionale puzzle, lo definirei così. Che non mi dispiace, per quanto a me di solito i puzzle non piacciono più di tanto, ma devo dire che ho studiato veramente bene questo, quindi ottimo, ottimo titolo. Ora ne metto due, vedete che qua arrivano. Ne metto anche un altro e vediamo se riusciamo a fare tutto. Evidentemente no, perché adesso, appena consegneranno il terzo, cioè il sesto, scusate, inizieranno probabilmente a riempire l'altro camion che è fermo da un po', immagino. E il camion è andato via. E non lo so. Alimentazione collegata, sì, no, funziona tutto, ma solo che non mi portano questi e non ho idea del perché. Priorità dei droni, vedete adesso media, gli posso dire media anche a questa, sì, media a questa, così quando loro hanno finito lì. Siamo andati sotto adesso perché probabilmente ci hanno addebitato le spese di energia elettrica.
Ora dobbiamo fare la ricerca. Allora vi faccio vedere anche il menu qua in alto, qua possiamo mettere in pausa. Questa è la tecnologia di ricerca. Praticamente possiamo andare a sbloccare il raffinatore, possiamo fare sbloccare il trasportatore, connettore remoto, il combinatore, poi c'è la torre petrolifera, il treno di trasporto, il razzo di carico, il caricatore treno artiglio, il blocco casse, l'artiglio appunto che sono tutti bloccati qui, così come l'acquedotto, l'agricoltura e la serra. Queste sono altre cose. Ora, qui abbiamo invece la possibilità di, spendendo punti di ricerca, incrementare varie cose, la velocità, l'efficienza e così via. In questo caso sì, sono tutte, quasi tutte velocità, tranne magari l'intervallo del treno più veloce, insomma, cose del genere. Qui abbiamo le finanze, quindi l'energia e le tasse del mese precedente, le entrate del mese precedente, siamo alla grande, record di produzione è 54 kg. Entrate del mese 27, spese no, ok, ci sta, dobbiamo fare 30.000. Credo che 30.000 però lo intenda non solo del carbone, quindi possiamo andare a sbloccare anche il terreno, insomma, e fare altre cose, presumo. E ora ci si apre davanti a noi un ventaglio di opportunità, perché possiamo deviare la strada da qui, farla passare qua, iniziare a estrarre anche tutte queste risorse e contemporaneamente magari andare a potenziare la ricerca. Qua ci sono altri materiali, potremmo trovare anche non so se c'è già il petrolio qua, sarà da esplorare. Il gioco non costa poco perché mi pare costi 24,99 euro, quindi torniamo a 25, quindi non è propriamente economicissimo. Ora produciamo allora, prima di tutto mettiamo questa di qua e poi ci attacchiamo la ricerca, magari ce la facciamo. Ok, non è elettrificata, quindi io piazzo un pezzo qui, così non dà fastidio a nessuno e viene alimentata. A questo punto dovrebbe iniziare, sì, a prendere energia, vedete che si illumina, quindi inizia pian piano ad accumulare punti. Quando abbiamo accumulato li rivendichiamo e poi li possiamo spendere. A questo punto io non ho ancora trovato le curve ed è una cosa che non ho ancora cap ben capito, a dire la verità. Comunque, non lo so. Possiamo adesso pensare di fare un'altra stazione di droni, vediamo anche quanto costa. 10.000 la possiamo fare, ne piazziamo una seconda qui. Quindi a questo punto abbiamo 8 droni che possiamo prendere, ma quelli poi ci costano una baracca di soldi, quindi aspettiamo. Vediamo se riusciamo a fare un'altra estrazione anche qui. Ci costa 15.000 in questo caso, quindi non possiamo. E qua vedete che abbiamo bloccato tutto il raffinatore. Trasforma le risorse dalla loro forma non raffinata alla loro forma pura. Deve essere costruito in una fabbrica, riceve casse come input. Quindi queste casse potremmo farle entrare nel raffinatore. Ci costa però 800 dollari al mese di sola energia elettrica, quindi bisognerà ampliare e vendere, diciamo, di più le cose. Possiamo andare a costruire la strada? Se io facessi una strada che passa di qua, perché vedete che poi ci sono le gallerie che fanno il petrolio è lì, però in effetti ci sono le gallerie che però io vedo solo quella galleria lì, quindi al momento non è che ci sia molto da fare. Beh, intanto ci costa 200, vediamo se riusciamo a fare una strada. No, 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 no. Una stradina che viene di qua, insomma. E magari consegniamo qualcosa anche qua. Allora, stavamo dicendo, qua sta accumulando punti di ricerca. E un po' ne abbiamo, a dire la verità. Però non so qua. Acqua collegata no. Consente il raffreddamento interno. Aumenta la velocità del 10%. Ah, ok, capito. Vediamo un attimo che cosa chiede qua. 20.000 punti. Ok, ne abbiamo pochi. Vabbè, andiamo avanti intanto. Andiamo avanti e facciamo un'altra estrazione. Il problema è che qua. Dobbiamo
Non lo so, a dire la verità, non lo so perché. No, prendiamo dei droni. Ok. Altri droni che portano roba. Poi 9.000. Non so quanti punti possono essere vendicati una volta che riempiono la barra fino all'attacca blu. Ok, possiamo, allora aspettiamo a 20.000, potremmo andare a sbloccare la prima cosa. Intanto niente, pensiamo magari già a fare una cosa raffinata, magari che arriverà qua avanti e poi ci piazzeremo una zona di camion anche qui. Ah no, però possiamo che entrano nella tua colonia per acquistare risorse vicino ad altri tunnel. E l'uscita. Ah, l'entrata e l'uscita. Entrata, uscita. Quindi in realtà dovremmo piazzare un'entrata qui. Perché sennò da qua non passerà mai nessuno, dato che non arrivano. Salvo non fare una cosa di questo tipo. Vediamo un po'. Giro da qui, non posso, eh. Non puoi costruire qui. No, se io lo comunico così. No, 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 no. Una strada non è facile da fare. Strada, strada. Ah, vabbè, mi fa fare sta roba qua. Comunque, se io gli dico fai così. Ok, e poi gira di qua. Ok. Stiamo guadagnando anche piuttosto bene, devo dire. E poi da qui ti unisci a. Tac. Da qui ti unisci là. Non puoi. Potrei unirti di là allora. Scusi, eh. Ecco. Un giro assurdo, ma magari riusciamo a piazzarci qualcosa in mezzo. Intanto vediamo, 15.000, dai, tra un po' riusciamo, proviamo a sbloccare. Intanto l'audio, io lo aumento un po', però non ha un grandissimo audio il gioco, cioè non ha una grandissima musica. Possiamo vedere la modalità minuscola, che non so cosa sia. Panoramica dei bordi, vabbè, attrito della camera, messa a fuoco della camera, queste sono tutte cose in più. Allora, vedete, adesso loro sono fermi, sono fermi, sono pieni. Non. No, erano fermi perché li avevo messi in pausa, perché stavo costruendo. Allora, niente, aspettiamo, 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 no, non voglio fare quello, 19.000, dai, a breve possiamo prendere. Abbiamo però anche tanti soldi, quindi dobbiamo monetizzare il più possibile, quindi possiamo pensare magari di. Non lo so, non so nemmeno io perché qua è brutta sta cosa, sarebbe stato meglio piazzarla lì. Comunque, vediamo, facciamo un'estrazione anche qui, così, vedete che poi estrae su ogni lato. Quindi qua possiamo andare a piazzargli una tubatura dell'acqua. Ah, sì. Potremmo andare anche a pensare di potenziare quella. Qua possiamo mettere queste torri qui che buttano la roba magari nei contenitori piuttosto che da altre parti. Ma non mi interessa. Voglio le giunture io, che non mi ricordo mai dove cavolo sono qua. Ok, lì. E poi posso mettergli, non lo so, una fabbrica. La fabbrichetta. Il problema arriva nel momento in cui io devo far girare il rullo. Il rullo non ha una curva. Quindi la metto, ma non mi fa la curva. E mi costano anche una barca di soldi queste cose. Quindi boh, le tengo lì. Abbiamo i punti di ricerca, finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Si rivendica. Ho 23.000 punti, quindi potrei anche boh, sbloccare il raffinatore. Tac, sbloccato. Quindi la raffinatura adesso ci costa 10.000, quindi adesso attendiamo che si raggiungano i 10.000 e proviamo a vedere che cosa cambia come raffinamento di merce.
Adesso stanno consegnando, guardate, tutti vanno, ho anche questa produzione qui che non so cosa mi serva, ma vabbè, a breve finiamo, abbiamo due camion pronti, quindi adesso ho messo priorità questa, appunto, e poi la media questa, cioè quando loro hanno finito lo portano di là. 16.000, facciamo la raffina cosa qua. Quindi, tac, deve essere costruito all'interno. No, mannaggia, l'ho bruciato, ho bruciato la cosa. Niente, dobbiamo sbloccare gli edifici. Tra l'altro qua è tutto vuoto, si sta riempiendo. Perché non va? Uno ogni 10 secondi. Io lo stoppo. Fermo la produzione. Ah, ok, inizia a riempirsi. Perfetto. Lo sblocco un attimo, così magari. Bisogna. Vedete, in questo gioco bisogna tenere conto di una cosa: bisogna raggiungere quell'obiettivo lì di chili trasportati, che sono 30.000. Ma dovete anche tenere d'occhio il consumo elettrico. Quindi è doppiamente difficile perché dovete vendere roba. Quindi ha senso fare una produzione massiva? Sì, fino a un certo punto, ma tante volte producete delle cose solo per autofinanziarvi. Consumiamo 2.000 di tasse rispetto a prima, che era meno della metà, quindi è complicata la cosa. Adesso andiamo a potenziare la ricerca e poi faremo altro. È un gioco che senz'altro si presta molto a una serie, insomma, o diversi video, anche se io non sono un granché in questo genere di giochi. Siamo a 114 kg. Vedete qua, calcolo il mese corrente, in base a questo vi determinerà nell'arco di 3 mesi se sarete riusciti a battere il record di 30.000 kg al mese. E niente, non, secondo me non ha molto senso tutto questo, perché avremo bisogno di eliminare, tac, via tutto. Dovremo fare un contenitore qui. E questo andrà eliminato per forza. E andrà rimesso da qualche altra parte, in modo un po' più comodo. Perché lì veramente ci dà fastidio. Allora, scusate, giro. Ok, piazziamo questo. Questo si occuperà solo della ricerca. Quindi lo andiamo a rimettere. No, 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 no. Vabbè, niente. Allora, facciamo così. Via. Allora, facciamo che questo qui non ci serve più, presumo. Quindi via. Facciamo uno di qua, che va da questa, e poi un contenitore per la ricerca, che può essere messo a questo punto anche verso il basso. Quindi ricerchina, tac. Ruotiamo per farlo giusto, tac, ok, e la ricerca è alimentata direttamente da lì. Quindi interessante come cosa. E qua possiamo andare a mettere un altro di questi e un'altra produzione di casse con relativo rullo trasportatore di scarico. Ok, adesso possiamo anche riattivare questo. Qua possiamo dare le risorse accettate, così vi faccio vedere: carbone, ferro, oro, petrolio grigio, erba rossa, erba verde, carbone, ferro. No, ma perché me ne fa due? Minerale, ah, il carbone, ah, aspetta. Minerali di carbone, carbone, piastre in acciaio, ferro, minerali di ferro e condensatori. Minerale d'oro, oro e combustibile d'oro, petrolio grigio, petrolio e poi l'ash, erba rossa, grano rosso, etanolo, erba verde, grano verde, farina di grano, e qua ci sono altre cose che qualsiasi, va bene. E adesso la produzione è anche abbastanza elevata, e abbastanza elevata, sì, e anche la ricerca dovrebbe andare anche piuttosto bene, infatti. Quindi niente, sono relativamente soddisfatto di come sta andando questo inizio.
Poi bisogna senz'altro ampliare la cosa, bisognerà sbloccare gli edifici. Ma gli edifici io come li sblocco? Perché mi dice solo all'interno, quindi io come li sblocco gli edifici? Così fabbrica una porta. Posso fare una porta? No, devo metterlo per forza all'interno, quindi io adesso metto un piccolo edificio così. Tac. Piazzo la porta. Dove? Tac, scusate, la porta qua. Tac. E poi vediamo se riusciamo a tirare dentro sto rullo, mannaggia la pupazza. Allora, vediamo. Ok, non riesce ad entrare. Fondi insufficienti. Niente, aspettiamo. Aspettiamo che consegnino. Ragazzi, c'è anche l'altro camion, eh. Il camioncino lì. Media, potete consegnare anche lì. Ah, ecco. Cioè, il camion non è. Punto. Allora, voglio vedere se riesco a entrare in questo capannone. Fondi insufficienti. Dai! 15.000-17.000. Non si può costruire qui. E neanche qui. No. Ma scusa, ma perché? Adesso, fatemi vedere un attimo. L'ho messo svergolo io, non si riesce. Distruggi cassa. No, vabbè. In pratica, qua andremo a mettere questo con un relativo rullo di trasporto, di carico. Si può costruire qui perché? Devo capirci. Devo capirci bene come fare a trasportare le merci perché è veramente un casino. Quindi, ragazzi, io adesso interrompo qui. Automation Empire. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io salvo nel caso in cui poi voi voleste vedere un altro gameplay in futuro. Perché no? Fatemi sapere, ragazzi, come sempre, riempite i commenti qua sotto. E alla prossima. E ciao ciao!